Ciao a tutte, bentornate nei miei video in collaborazione con l'ESI. Oggi recensirò gli ombretti della Nabla. La Nabla, se non lo sapeste, è un marchio di make-up bio professionale ideato da Mr. Daniel Makeup, Daniele Lo Russo, che è un make-up artist e anche uno youtuber. Allora, il brand consta di tanti prodotti, tra cui mascara, matite per gli occhi, blush, rossetti, correttori, ombretti e soprattutto gli ombretti sono 30 e ci sono di due finish. I bright che sono questi qua, che sono quelli perlati e poi ci sono i soft matte che sono tutti questi qua totalmente matte. Vi lascio allo swatch degli ombretti e ci vediamo alla fine del video con le mie impressioni sugli ombretti. Nella prima fila abbiamo Tribeca, Entropy, Sandy e Madreperla. E qui abbiamo Tribeca, Entropy, Sandy e Madreperla. Il mio preferito in assoluto è Madreperla, perché non so se riuscite a vedere, ha dei riflessi verdi, viola, bellissimi, proprio della Madreperla. Entropy Tribeca è uno dei colori anche più belli perché è un marrone molto caldo. Sandy è un grigio perla. E Entropy è un marrone rosato, diciamo. Nella seconda fila abbiamo Extravergin, Aurum, Dreamer e Atom. Ve l'ho swatchati, quindi questo è Extravergin, Aurum, Dreamer e Atom. Extravergin è un bel verde oliva. Aurum è un verde oro. Dreamer è un grigio puro e Aurum è un panna, diciamo, molto, molto luminoso, perfetto come punto luce per l'angolo interno. Nell'ultima riga abbiamo Glitz, Rust, Aphrodite e Lazy Days. Questo è Glitz, Rust, Aphrodite e Lazy Days. Glitz, bellissimo, è un oro bronzato spettacolare. Rust è un vero e proprio color ruggine. Aphrodite è un ruggine più aranciato e Lazy Days è un rosa arancio molto shimmer questo, di più di tutti gli altri. Questa è la seconda palette e abbiamo Cattleya, Eternity, Grenadine e Daphne numero 2. E come vedete, questa è Cattleya, Eternity, Grenadine e Daphne numero 2. Cattleya è un viola molto freddo, bellissimo. Eternity è un blu meraviglioso, per chi ha gli occhi castani è spettacolare. E questi due sono perfetti per chi ha gli occhi verdi, perché tendono a tirare fuori tantissimo il verde degli occhi. Grenadine è un color lampone e Daphne numero 2 è un borgogna scuro. Nella seconda fila abbiamo Interference, Atmosphere e Zoe e includo tra questi anche questo qua che è Superposition. Purtroppo era un'edizione limitata di Natale, ma è stato sostituito da Ground State, che è praticamente lo stesso, molto simile. E questi qua sono i colori. Questo è Superposition e li ho messi accanto perché sembrano simili con Interference, ma come vedete Superposition è più viola, questo è più grigio, quindi Superposition, Interference, questo è Atmosphere che è un bel verde acqua, molto sirenetta, e questo è Zoe che è un punto luce sul verde, anche questo bellissimo, soprattutto su una base scura, risalta tantissimo. E l'ultimo che manca tra quelli Bright è Citron, che è un giallo lime, un giallo limone, ma purtroppo al momento non ce l'ho. Passiamo alla categoria matte, e in questa palette ho Mimesis, Petra e Narciso, e sono questi tre, quindi questo è Mimesis, che è un bel viola scuro, tendenzialmente marrone, Petra, che è un marrone caldo. È Narciso che è un marrone caldo però molto chiaro. Invece in questa palettina da 6, questi qua sono Nocturne, Camelot,
City Wolf, Caramel, Fossil e Antique White. Quindi questi qua sono Nocturne, che è un bel nero opaco, Camelot, che è un marrone caldo, molto scuro, City Wolf, che è un grigio tortora, Caramel, che è un vero e proprio color caramello, Fossil, che è un beige torturato, e Antique White, che è un color panna. Allora, avete visto tutti gli swatch degli ombretti? Come vi ho già detto, sono 30 in tutto. Io ve ne ho fatti vedere 29. Il prezzo degli ombretti, questi refill, quindi sono degli ombretti calamitati, vedete, si staccano, e la cialda, quindi la barra della palette, è in metallo, in calamita, così che si possono attaccare. Allora, gli ombretti, questi singoli a refill, costano 6,50€ l'uno. E la palette, se prendete 12 ombretti, la palette, questa qua grande, è in omaggio. Invece, se ne prendete 6, vi conviene di prendere quella piccolina, che è in omaggio sempre se ne prendete 6. Se ne prendete 12, è in omaggio questa. La palette vuota, se non raggiungete il numero di 12 o di 6, la palette grande è di 10 euro, costa 10 euro singola, e invece quella piccola è 6 euro. Esistono anche gli ombretti questi qua, singoli, quindi che si aprono così, e il prezzo di questi ombretti singoli è di 7,90 euro. La palette è, io ve la consiglio perché è comodissima, è anche questa l'apertura calamitata. È trasparente, quindi riuscite a vedere tutti gli ombretti, e poi è molto ordinata, come vedete gli ombretti stanno tutti in fila perfettamente e non si staccano, guardate, se lo metto così non si staccano perché sono totalmente attaccati alla calamita che c'è nella palette. Il finish di questi ombretti, questi bright, è molto specchiato, nel senso che sono davvero davvero perlati e danno un effetto bellissimo sull'occhio, si sfumano benissimo, sono pigmentatissimi come avete visto e sono molto molto burrosi, nel senso che proprio appena li prendete con la mano, anche col pennello, avete la sensazione che scivolino benissimo sulla palpebra e durano davvero davvero tanto. Stessa cosa con gli ombretti matte, però la differenza è che essendo matte, sono totalmente matte, sono pigmentatissimi, cioè nel senso che hanno una scrivenza, il colore è molto saturo, non è trasparente, durano davvero tanto e sono facilissimi da lavorare. Sapete che comunque, a differenza degli ombretti quelli perlati, gli ombretti matte servono per dare una sfumatura all'occhio, al trucco, e quindi si ha bisogno di un ombretto che scivoli bene, che si amalgami bene con gli altri ombretti, e questi qua devo dire che io li uso ogni giorno, sono i miei ombretti preferiti in assoluto. Li potete trovare sia sul sito di Nabla, che è www.nablacosmetics.com, oppure li potete trovare, se siete a Palermo, da Mondo Bellezza, in via Sciuti 113. Quindi la mia review su questi ombretti è assolutamente positiva, io li consiglio assolutamente a tutti, soprattutto per chi magari lavora, makeup artist, estetista, e ha bisogno di una palette grande che contiene tutti degli ombretti validi. Io ve la consiglio, anche perché è un range di colori vastissimo, sia dei bright, quindi quelli perlati, sia di quelli matte. Niente, io spero che la review vi sia piaciuta, fatemi sapere sempre giù nei commenti se avete qualche idea su prossime review. Io vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento alla prossima review. Ciao!